Prima di cominciare, amici, voglio fare un annuncio importante. Se voi mi volete incontrare dal vivo, io sarò presente a Lucca Comics, che ci sarà gli ultimi 2 giorni di ottobre e il primo e il 2 novembre, che sarebbero un giovedì, un venerdì, un sabato e una domenica. Ma io vi garantisco che ci sarò il sabato, forse se sarà necessario ci sarà anche la domenica, staremo a vedere. Ma non mi vedrete semplicemente come me stesso, ma in tenuta da cosplay. Beh, intanto, a parte questo breve annuncio, passiamo al gioco di oggi. E oggi voglio tornare sul Mega CD. Non ci fate caso, il mio Mega Drive è stuprato anche col 32X. Voglio mostrarvi uno di quei titoli che sinceramente pensavo che non fosse un granché, ma invece bisogna provare a dargli una possibilità. Ok, però porta questo dannato suffisso CD che non porta nessun cambiamento. È una forza dello Shining. Non è niente a che vedere con quel film. Su Mega CD c'è un gioco che forse non molti di voi conoscono. Si tratta di Shining Force CD, remake di una saga che era già cominciata un po' prima. A fierce battle with Dark Dragon ensued when the Runefaust army invaded. With the heroics of Max and the Shining Force, Dark Dragon was defeated. La storia volete sapere qual è? Beh, non è molto facile da capire. È semplicemente divisa in ben 2 libri. La prima ci spiega semplicemente dell'ambasciatore di Cypress, che è in pratica a visitare Guardiania, e succede che ci saranno dei problemi anche lì. Poi nell'altro libro, Cypress e Guardiania, invece, hanno bisogno anche lì di fermare il male, insomma. Un gioco che è suddiviso in svariati libri, che è in pratica quasi come un racconto epico. Ma vediamo da vicino invece la grafica. Ok, visto che siamo a vedere la versione per Mega CD, ok, non è che è molto diverso dalle versioni di un gioco per qualsiasi per Mega Drive. Infatti graficamente tutto è visto dall'alto, quasi come un gioco di Zelda, e non sono niente male, tra l'altro, le ambientazioni, discretamente ben colorate, nonostante i limiti tecnici delle Mega CD, e tra l'altro anche molto medieval fantasy. E a me piacciono queste parti, insomma. Anche i personaggi comunque sono realizzati molto bene, anche se non li vedremo molto lontani e poi occasionalmente li vedremo solo un po' da vicino. Ma non è molto. Possiamo dire semplicemente che, in due parole, graficamente il gioco non è forse un capolavoro, ma può ancora piacere, se amate un gioco che sembra visivamente Zelda. Per l'audio possiamo dire che abbiamo effetti sonori che sono molto semplici e sono abbastanza carini. Poi abbiamo addirittura anche colonna sonora che è adatta per questo gioco perché tra l'altro si è portata su CD la saga di Shining Force e stranamente siamo un po' a vedere un tipico audio di livello standard, ma diciamo abbastanza buono per una console del genere. Poi fortunatamente ci sono alcune parti doppiate in lingua inglese che non sono da buono. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, Shining Force CD, cos'è? È una sorta di gioco di ruolo strategico. Il nostro scopo è quello di prendere uno dei personaggi protagonisti del gioco e ovviamente girare per il mondo a risolvere degli enigmi e ovviamente, certamente, risolvere
diverse fazioni, combattere contro i mostri. In pratica il gioco vi ricorda un po' il gioco Gaiden, in pratica. Insomma, non è una cosa molto difficile. Poi tra l'altro, se non lo sapete, questo gioco ha anche situazioni certe esplorative che vi ricordano un po' Zelda e certe situazioni di combattimento che vi ricorderanno un po' Final Fantasy. Soltanto che questo gioco cos'ha di diverso? Che non è altro che un remake di Shining Force Gaiden 1 e 2. Semplicemente tutti e due sono stati raccolti in un unico gioco per formare un gioco ancora più lungo. Ed è lungo, difficile e sinceramente questo non dovete assolutamente perderlo. Quindi, il mio consiglio è di cercare di recuperarlo. Esiste per tutti i territori regionali, giapponese, nordamericano ed europeo, solo che qua la versione PAL è estremamente rara, perché è arrivata nel 95, quando ormai il Mega CD non lo voleva nessuno e tutti volevano PlayStation. Ci vediamo domani!